Ciao ragazzi, allora una piccolissima precisazione prima di iniziare il video. Allora, a un certo punto scompare a causa di un taglio l'audio della mia voce, semplicemente perché mi ero dimenticato di registrarlo. Su Instagram avevo fatto un sondaggio per sapere da voi come gestire la situazione. E ragazzi, mi raccomando, passate da Instagram perché è lì che, diciamo, vi consulto su queste cose. E siccome comunque alla fine il sondaggio è risultato molto conteso, ho deciso di creare un mix e di fare una sorta di riassunto divertente della questione. Poi andando avanti col video, insomma, vedrete. Comunque vi chiedo scusa, vi invito comunque a lasciare un bel mi piace. Proviamo a raggiungere come al solito per questa serie i 250 like. E nulla ragazzi, io vi lascio il video, anzi vi lascio l'intro della campanella. Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione. Ragazzi, e benvenuti in questo nono episodio dell'Extreme Crazy Lock Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo affrontato la puttanissima capopalestra Camellia, perdendo il nostro leggendario ottenuto nell'episodio di prima. Curioso, vero, che il Pokémon più forte della serie sia andato perduto, ma ragazzi, non disperiamo, perché quest'oggi, in questo episodio, ci aspettano moltissime altre catture. E ragazzi, una sorpresa a fine video. Ma per l'appunto, essendo a fine video, non vi spoilerò assolutamente nulla. Vi rinvito, dopo aver l'ho fatto 20 secondi fa, a lasciare un bel like e a rispondere alla domanda del giorno. E avviamoci verso il prossimo percorso, perché abbiamo un po' di catture da fare, per la precisione una in questo percorso. Poi forse nelle altre, negli altri percorsi troveremo altre catture. Non devo distruggere il Blue Yeti. Ok, iniziamo con questo bellissimo conduttore, diciamo, un po' in sciopero lui, Mark Nurse, che per l'appunto, essendo un conduttore, un conduttore Carlo Conti dei treni, ha il dio del tempo, perché così almeno può arrivare in ritardo tutte le volte. Allora, signori, abbiamo Bernard in squadra. Bernard è un Pokémon orribile, è osceno, mi fa schifo al cazzo. Però voglio vedere se riesce a combinare qualcosa. Bernard, guarda, inizi malissimo. Inizi benissimo invece, scusate. Perfetto, questo episodio, raga, sta iniziando veramente bene, mi dicono dalla regia. Canto antico. Bestemmio dio, non mi addormentare. Ok, perfetto, adesso andiamo di ombra artigli, così over two fits. Sono davvero riuscito a non shottarlo. Allora, vedi di morire, grazie, perfetto. Li ho allenati, ragazzi, tutti al 33. Bernard di un livello sotto, perché giustamente, ragazzi, non è che posso fare i miracoli. Ok, perfetto. Questo signorotto è andato via, ragazzi. Non ho per fortuna incontrato nessun Pokémon in questo percorso. Forse però sto allenatore l'avevo battuto, non lo so. Cattura! Jolteon. Jolteon, ok, fermi. Potrebbe tornarci più o meno utile. Adesso io però non so sinceramente come indebolire questo essere amorfo. Allora, tu in teoria dovresti essere abbastanza indicato. No, perché c'hai le mosse di Gesù Bambino. Beh, però oddio, un Crystal Call, poi poco attacco. Zio, dai, raga, se lo shotto impazzisco, veramente. Un Nero Pulsar. Come moveset mi piace già, figliolo. Comunque tipo una settimana, 10 giorni che non registro sta serie, cioè tantissimo. E quindi nulla, sono contento di essere perfetto. Iniziamo da Dio, Menki, perfetto. Perfetto, davvero, guarda. No, non cominciamo, ti prego. Ok, perfetto. Non shottarlo? Ok. Allora, il fatto... Ok, era un brutto colpo. Stavo per dire che aveva delle difese di merda. Probabilmente è vero. Ma aspettiamo per giudicarlo. 1, 2, 3. Ash Ketchum. Creepy Ketchum, Pokémon luminoso. Lo chiamiamo Eiffel. È vero, dimmi che sei maschio. Lo chiamiamo Eiffel, ragazzi, perché è la torre Eiffel, che è l'ispirazione per la torre che c'è a Luminous City. Quindi Eiffel. Tra l'altro lui non cambia nemmeno il soprannome qua, cioè non cambia nemmeno forma evolvendosi, visto che non si evolve, giustamente. Perfetto, abbiamo catturato il nostro Eiffel, che per ora non metto in sidebar, però adesso gli diamo una piccola occhiata. La randomizzazione di questo gioco è un dito nel culo, perché tu non puoi randomizzarmi un Pokémon di tipo elettro con il cazzo di tipo elettro. Adesso vediamo un attimo le mosse. A livello di statistiche mi piace particolarmente quest'uomo. Allora, Nero Pulsar però fa cagare. Vento gelato è forte. Ok, perfetto. Nero Pulsar, mossa da levargli istantaneamente, appena possibile. Allora, io non mi ricordo, Gendarme. Se te... Ok, sì, lui l'avevo incontrato fuori parte, ragazzi, perfetto.
Ora, mi sa che non ho taglio per il momento, però potrei insegnarlo a qualcuno, tipo ad esempio a Deifel. Ora, non mi ricordo come è stato randomizzato taglio, non so nemmeno se l'ho randomizzato taglio, perché forse alcune mosse... No, ok, sì, le ho randomizzate, perfetto. Sì, fa schifo. Aspettate, Bernard c'è uno sfogo energia che è utile più o meno come un cesso in cucina. Direi di levarlo istantaneamente. Tra l'altro sono entrambe di coleottero, quindi sembra fatto apposta per noi. Perfetto, tagliamo questo albero e vediamo che cosa c'è in questa Pokéball furtiva. Una stola scelta. Lodevole. Lodevole, perfetto, affrontiamo questo signor ciclista. In sella alla mia bici sembra un vero duro, non credi? L'unica cosa dura è il cemento su cui stai andando a sbattere la faccia. Che è l'inizio di una bestemmia, perché quando ti mandano all'altaria tu inizi a bestemmiare. Infatti lui si chiama P. Una bestemmia che inizia con P e finisce con orco. E poi non posso dirlo perché poi il family friendly mi incula a sangue. Bernard, signori, da orgasmo questo Pokémon. Fossa, perfetto, quella che stiamo per scavare al nostro avversario, dici? 55 di potenza, perfetto. Vuoi che apprendi fossa? Non far dimenticare. Blocca fossa, perfetto. Che cazzo di classe allenatore sei? Ho letto una cosa bruttissima, raga. C'ho veramente paura di tornare indietro in editing a vedere cosa c'era scritto. Allora, mettiamo davanti Change, ragazzi. Il nostro starter, che non è ancora morto. Strano per i nostri standard. Perfetto, mettiamo davanti Change e John Frog, perché giustamente le battaglie in doppio quando devo... Orco lemure. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, signori. Con molta difficoltà, ma siamo riusciti a mettere i Pokémon giusti davanti. Perfetto, praticamente il velocizzatore funziona un po' come il Parkinson. Chi? Cioè, i cancri per eccellenza della società, proprio. Cioè, veramente, un disastro. Allora, fermi. Vento gelato, li piglio entrambi. Capace che li butto giù in un colpo. Poi andiamo, boh, raga, di forza antica così ad minchiam su Mimikyu. Su Mimikyu! Proprio lui, volevo dire su Mincino, perdonatemi. Mimikyu proprio, ragazzo. Ormai sono fissato, lo sapete. Lo adoro troppo, quel Pokémon. L'ho ficcato nelle interviste doppie. Tra l'altro è andata benissimo, ragazzi. Veramente sono abbagliato da tutte quelle visual, davvero. E poi nella canzone, insomma, ho fatto un po' di video a riguardo di Mimikyu. Mettiamolo così. Vento gelato, quando è che passi all'altro mondo? Quando è che mi saluti Ade, Persefone e tutti i morti dell'antica Grecia? Spero presto, figliolo, perché io tra un attimo impazzisco. Allora, vediamo di ucciderlo. Dimmi che ce l'ho fatta, ti prego. Non lo so, la linea Maginot, che difesa hai? Che difesa hai? Gesù, mamma mia, che potenza quest'uomo. Allora, anche qua sarebbe interessante utilizzare forza. Ora vediamo invece com'è stata randomizzata forza. Magari è stata randomizzata meglio. Già è qualcosa in più. Vediamo di insegnarla a Deifel. Dovrei aver messo la compatibilità totale con qualsiasi Pokémon. Direi di levare... Che usano... Del suo stesso tipo, ma quando mai trovo un tipo elettro? Ma non lo so quando trovo un tipo elettro in sta serie. Levate quella mossa lì che è utile come i post della community senza feed. Ok, perfetto. Allora, qua ovviamente, ragazzi, non c'è nessuna cattura da fare, perché non c'è nessuna cattura da fare. Mi state dicendo che questa zona qua è priva di strumenti. Webster Poet, perfetto, con Mian Shao. Un poeta... Con lo zaino nel deserto. Ah, è un romantico, ragazzi, perché vuole il contatto con la natura. Perfetto, bastava dirlo, davvero. Piro Lancio, vedi di morire. La mia richiesta non è stata accolta, ma io non demordo. No, minimizzato. Non minimizza tutto, ma non minimizzato. Orca di quella troia. Tutto, ma non minimizzato, davvero. La gogna, la sedia elettrica, l'iniezione lecale. Ma non sto... Lecale, ho detto, mi sa. Oggi, raga, ho dei problemi di a livello proprio fonetico, diciamo. Mi chiedo perché oggi io abbia dei problemi a livello cognitivo. Muori! Muori! Devi schiattare male! Che fa? Andando avanti di forbice X divento cazzo uno spezzatino. Muori! Uno spezzatino. Spezzatino di Drapion, se volete, potete pagarlo 5 euro sotto casa mia. Non farmi male. Oh, per fortuna che c'hai veramente l'attacco di una vongola. Però questo... Bella questa, mi è piaciuta. Dai, muori per piacere. Non posso fallire continuamente. Oh Gesù, ma sei Naruto? Ma spiegami un attimo. Non mi shottare. Beh, ragazzi, rientro a scuola, com'è stato? Tutto bene? Io no, io vorrei morire in questo momento. Oh Gesù. Dai! Ma per com'è possibile che non lo prendo neanche se pago la SNAI?
No, davvero, tra poco mi parte la bestemmia. Ma potente mi parte la bestemmia, io ve lo dico, eh. Parte una di quelle bestemmie che non stanno né in cielo né in terra. Allora, sto mega assorbimento di tipo elettro non ha effetto. Cioè, una volta che lo prendo non ha effetto. Mi stai... Oh, ero salto. Porco Diaz. Porco, non ci credo. Cioè, non è successo veramente. Non è Cristo successo veramente. Cioè, sono riuscito a beccare le due mosse che non gli fanno niente. Quelle, quei tipi di mosse. Cioè, mi stai dicendo che tu sei di tipo Cristo Madonna? Di tipo Cristo Madonna, chissà che tipo è. Vorrei la descrizione del Pokédex. No, zio, veramente, io sto impazzendo. Io sto impazzendo. Questa serie mi porta all'asfissia cerebrale, mi porta all'anemia falciforme. No, davvero. Scandalo. Che poi non mi toglie niente. Mi lecca quando mi attacca. Così fa. Non è effetto. Beccata, no, ti prego, davvero. Non posso andare avanti così. Cioè, non posso fare un episodio così. Guarda, è incredibile. È incredibile. L'ho preso due volte. Due volte l'ho preso. Forse tre. E quelle tre volte ho usato mosse non molto efficaci. No, io non ci credo. Oh. Oh. Mamma mia. Cioè, che roba. Ma altro che poeta, Cristo Madonna. Ma D'Annunzio sei. Lastra pietra. Tutto questo per una lastra pietra. Tutto questo per un sasso. Porygon. Mica, meno male che non ho trovato lui. Che non so neanche come si evolve. Scambio. Non so se si evolve così in questo gioco. Non penso. No, download, minchia, ti scarico un virus e lo fico veramente. Non su per il culo, che sei un robot. Non, nei circuiti te lo metto il download. Vedi, vedi stare. Giudizio. Dio è robot. Dio è un robot. Potrebbe essere il titolo della vita. Dio. Allora, facciamo un attimo 10 secondi di silenzio. Davvero, 10 secondi di raccoglimento sincero. Allora, non sta andando bene. Perché io non devo uccidere le mie corde vocali, ok? Io devo provare a sopravvivere. Adesso, con molta calma, riprendiamo la nostra serie. Dove scappi, Nibali? Ok, perfetto, ripreso. Cling cling, eccoti un attacco in velocità. Ti giuro che se c'hai un Pokémon lento come il peccato rido. Electabuzz, ok, perfetto, raga. Lui me lo ricordo benissimo. Lui c'ha una storia bellissima dietro. È stato il primo Pokémon che ho ottenuto in una serie con Rocket. Con Rocket, grande Luke. Muah. Un saluto, ormai ti cito sempre, lo sai, sai che tu sei. Sei la mia musa ispiratrice, sei tipo le muse per Omero. Tu sei la mia musa, Luke. Allora, Electabuzz, ciao, è stato un piacere averti con noi, grazie per aver partecipato. Manco a The Wall sono così stupidi, ok, perfetto. Io lo odio quel gioco, ragazzi, non so se lo conoscete. Spero per voi di no, ma penso purtroppo di sì, è tipo orribile. Uno dei peggiori quiz che abbia mai visto nella storia dell'umanità. Ok, perfetto, allora questo percorso l'abbiamo sdoganato allegramente, direi che possiamo proseguire. Gli stadi, ragazzi, non li visitiamo semplicemente perché è una Nuzlocke, non abbiamo da perdere tempo. La città l'ho già visitata fuori parte e quindi direi che possiamo andare verso la prossima avventura, che probabilmente sarà arrivare fino a Libeciopoli a sto punto, perché tanto di meglio non abbiamo da fare nella vita se non arrivare fino a Libeciopoli. Giusto, mi ero dimenticato che c'era da bestemmiare. Avrei potuto depositare Eiffel, non l'ho fatto, vabbè. Ripeto, non lo metto in sidebar. Ricordatevi, ragazzi, che se non metto dei Pokémon in sidebar è semplicemente perché in editing, poi a posteriori, decido che è meglio non inserirli nel team. Quindi non ne sono errori, è semplicemente una mia valutazione a posteriori. Può succedere che io mi dimentichi, ma questo è un altro discorso. Niente di particolare. Perché? Hai qualche problema? Per niente. No, aspetta, ma non posso perdonare dei ladri di Pokémon come voi. Perciò vi avviso, non fatemi arrabbiare, che la vostra troia mi conosce bene. Questi allenatori di Astrapazzo pensano di metterci paura. Certo che sono proprio ingenui. Pensano ancora che la loro forza, il loro swag e quella dei loro Pokémon siano la stessa cosa. Senti, Bufu, di te non mi importa un fico secco, ma se provi a mettermi i bastoni tra le ruote te ne pentirai. Ok, mi sa che dobbiamo combattere col mitico Tony. Gribi gondo su di te. Ok, perfetto, arrivo. Supreme come uno skater, arrivo. Per essere le prime armi, ne hai di fegato, ma le prime armi, ma vedi te le prime armi, che sono un veterano, io tre anni che io ti apro il culo, zio.
Ok, perfetto. Pidgeot livello 28. Già i livelli si stanno aumentando, non mi piace. Comunque sì, visto che c'erano dei dubbi, ho alzato la difficoltà del 5% in sto gioco. Vuol dire che i livelli potrebbero aumentare, ma di poco comunque, ragazzi, non di molto. Quindi se io dico sono aumentati i livelli, magari non sempre è così. È semplicemente un 5% che potrebbe rendere il gioco un pochino più avventuroso e più penetrante per il mio deretano. Crescita. La crescita dell'economia. Muori. Ok, perfetto. Questo qua era una sfilza di no sense che vi ho somministrato, ecco. Questo episodio sta venendo veramente uno dei peggiori commentary della mia vita, però va bene così. Sì, rifaremo gli stessi errori di 2 anni fa. Voi? Ah, devo affrontare anche voi, mannage alle luce. Ok, perfetto. Ah, speravo fosse in doppio, vabbè. Tutti Bob sono loro, perfetto. Tutti Bob. Cioè, Bob, la classe allenatore non l'ho letta e forse è meglio così, davvero. Aero assalto e... Cioè, gli ho letteralmente fatto uno... Gli ho starnutito nell'orecchio. Cos'è il danno che gli ho fatto? Ok, già qua stiamo... Tecnobotto. Un Genesect che fa miau. Bau bau. No, non so che cazzo diverso farà, ma Eevee. Ehi, Eevee, come fa? Pa 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 pa. Bestemmia, Dio e la Madonna. Pa 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 pa. Uso mega assorbimento. Non so tenere il tempo. Questo Eevee è morto, frate. Io vado al porto. Lo so che gli meriterei i dislike, ne sono consapevole. Fermi. Musichetta sad. Devo davvero leggerlo con l'accento. Cinque anni fa, Elden Blasma ha rubato il magazine che la mia sorellina aveva ricevuto in regalo. Anch'io ero piccolo e non avevo i money. Per questo devo diventare bufo. Però complimenti, hai dello swag. E adesso? Esche! Tony F ha curato la squadra di Pokémon di Creepy. Allora è tutto chiaro. Vai avanti con il Pokédex, diventa sempre più forte e continui a farmi da supporto. Conto su di te, bufu. Ditelo che avete pianto, vi prego. Ah, che brutta cosa che ho appena fatto. Possiamo proseguire, perfetto. Io adoro le previsioni del tempo, ragazzi. Grazie. Sì. Sì! No, se mi porti al meandro nascosto. No, ti lecco la faccia. Ti lecco la faccia. Cagna malefica, ti lecco la faccia. Davvero devo entrare nel meandro nascosto e fare la cattura qua dentro? Dimmi che non lo fai apposta. Lo so cos'è un meandro nascosto. Tipo la tua patata. Dai, levati. Ehi, è qui, c'è un'apertura. Minchia, arrivata! Vabbè, proviamo, su, entriamo. Entriamo come si farebbe con un... Ladybug. Non ci penso nemmeno a fare. Tra l'altro penso che la cattura valga come meandro nascosto, però sarebbe troppo easy, quindi non ci penso nemmeno. No, un Ladybug, raga, tutto, ma non un Ladybug, davvero. Sì, ho randomizzato anche questi nel caso lo stesse chiedendo. Raga, tentiamo la sorte? Qua c'è un ciuffo d'erba ballerino. Ciuffo d'erba ballerino, sì! No! 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 Tutto, ma non vaiolo! Raga, lui è un pezzo forte. Lui è un pezzo fortissimo. Però che palle. Non ci credo, ce l'avevo anche in nero 2 sto coso. Ce l'avevo anche in nero Cristo 2. Non trattieniti che poi ti censurano il video. Trattieniti che poi ti censurano il video. Oh Gesù, raga, lui è vaiolo. Vaiolo, iscritti nuovi, vaiolo. Facciamo le dovute presentazioni perché, ragazzi, potreste non riavere l'occasione. Oh Gesù, vediamo di catturarlo. Vabbè, cioè, almeno c'è già il soprannome, questo è un lato più che positivo. 1, 2, 3. C'è sfuggito il vaiolo, perfetto, ragazzi, è tornato in circolazione. Ragazzi, se lo mettiamo nella Pokéball dicono che finirà questa malattia. Ti prego, entraci, ti scongiuro. 1, 2, 3. Oh, grazie. A cuore aperto. Petauro. È un peto, ragazzi. Vola usando la sua membrana e fulmina il nemico con l'energia. Fulmina il nemico col suo sguardo. Perché ogni volta che lo vedo, raga, questo coso qua mi fa impazzire. Mannaggia te, Camellia. Sei sfuggito da lei, dillo. Va, no, non Vin Diesel, ma vaiolo. Non vi punto. Non vi per vendetta. Vaiolo. Perfetto. Ce l'abbiamo.
Ottimo così. Allora, fermi. Guardiamolo un attimo. Allora, perfetto, c'è pure uno strumento, non voglio... Allora, le mosse sembrano particolarmente potenti. Le statistiche sembrano aberranti. Non so nemmeno se si può utilizzare aberrare in questa... in questa ottica, però... dettagli. Allora, aspettate. Perché io potrei sì arrivare a Sciroccopoli. Penso di sì. Allora, ok. Raga, scusatemi se ho avuto un calo di... No! Ma perché dovrei volere delle baccamelon? Ma perché? Allora, direi che ci possiamo provare ad arrivare, raga, a Sciroccopoli. Vediamo un attimo se va tutto a Sciroccopoli. Buonanotte, a Libecciopoli. Allora, riscuotiamoci dal ritrovamento di Elite 4. Non sapevo che cucinaste, però va bene comunque. Allora, mega assorbimento. E nulla, raga, il ritrovamento di Vaiolo mi ha un attimo sconvolto, quindi devo un attimo riprendermi. Spero che questo Slowbro sia abbastanza tranquillo da farmi rifiatare. Allora, ho trovato un'altra leggenda del canale. È una leggenda un po' troppo in negativo per i miei gusti, ma ho comunque trovato un'altra leggenda, perfetto. Raga, hashtag Vaiolo nei commenti se c'eravate alla Crazy Rock di Pokémon Nero 2. Mi raccomando, se non l'avete vista andatela a vedere, perché è veramente una delle serie più assurde che io abbia mai fatto. Tra l'altro poi l'ho pure droppata perché non ne potevo più. Zapdos. C'era uno Zapdos che ho utilizzato attaccalite e non riuscivo a utilizzare neanche una mossa. Ho bestemmiato più volte la Madonna, i santi. C'era un ballerino apparentemente ubriaco che come classe allenatore aveva nuotatore, che continuava a ballare per le strade a caso. Un pittore ha mandato in campo il nostro Entai. Ho incontrato la forma alternativa di John Frog, che mi ha suggerito che l'allenatore dopo sarebbe stato pericoloso. Infatti aveva un Armin che ci ha quasi aperto, ma per fortuna abbiamo avuto culo e abbiamo vinto. Grazie John Frog che ci hai avvisato. C'era il ciccione in moto delle lotte in triplo. Io ho detto ah difficile, invece l'ho aperto subito in 4 nanosecondi. È stato facilissimo. Non sarà sempre così. C'è stata una rissa bellissima sul ponte. Ah sì, e poi ho evoluto il Pokémon. È diventato un Tangrowth. La sorpresa del video era questa, l'ho rovinata. Bella.